In questa puntata di A Tu per Tu siamo ospiti dell'Hotel Magic ad Atena Lucana Scalo e siamo in compagnia di una giovane musicista valdianese, il cui nome e la cui notorietà però hanno valicato già da gran tempo i confini del nostro territorio. Benvenuta Ilenia Cimino e grazie per aver accolto l'invito di Onda News di essere qui ospite di A Tu per Tu. Buonasera, grazie a voi. Ilenia è una musicista importante, è una flautista, è figlia d'arte perché è figlia del maestro Antonio Cimino. Ilenia, tu hai la musica nel sangue. Come è iniziata questa tua passione per la musica? Sicuramente da papà, da quello che ti ha insegnato papà, ma come sono stati i tuoi inizi nella musica? Sì, diciamo che la musica ha sempre fatto parte della mia vita, appunto mio padre flautista, musicista, quindi sono cresciuta un po' insieme a questo strumento, al suono di questo strumento che ho sempre visto un po' come un altro membro della mia famiglia. Quindi così intorno ai 9-10 anni, spinta dalla curiosità appunto, chiesi a papà di iniziare con le prime lezioni e quindi già dopo qualche mese feci l'ammissione per entrare in conservatorio e venni presa e quindi iniziai il mio percorso accademico che è durato 7 anni e che ho concluso poi nel 2014 all'età di 16 anni, conseguendo così la laurea del vecchio ordinamento, ovvero comprensiva sia di primo livello che di secondo livello. Poi ho proseguito gli studi fuori, prima a Biella, all'Accademia Lorenzo Perosi, che ho frequentato grazie a una borsa di studio dell'Accademia. Tra l'altro era una borsa di studio per talenti sotto i 17 anni che è stata almeno per il flauto l'unica nella storia dell'Accademia e quindi diciamo sono stata molto felice di averla vinta anche perché l'Accademia Perosi è a livello nazionale per il livello dei docenti ma anche degli studenti provenienti non soltanto diciamo, dall'Italia ma anche soprattutto a livello europeo, è la più prestigiosa ma anche appunto a livello, tra le più prestigiose a livello europeo. Quindi ho concluso questo percorso poi nel 2017 che è un corso triennale di alto perfezionamento. E ho proseguito poi gli studi all'estero alla Musikhochschule di Stoccarda, dove ho frequentato un master di 2 anni. E, diciamo che la Musikhochschule di Stoccarda ha una lunga storia e tradizione per quanto riguarda il flauto. E, lì si sono formati alcuni tra i migliori flautisti della storia, ma anche contemporanei. E quindi aver avuto la fortuna di formarmi anch'io lì è una cosa che mi riempie davvero di orgoglio. E, diciamo, è molto ambita a livello mondiale, le richieste sono tante e i posti veramente, veramente pochi. Si tratta di un paio di ammissioni all'anno per ogni classe, ogni strumento e quindi è stato anche molto soddisfacente anche da questo punto di vista aver avuto questa opportunità. E adesso invece dal settembre 2021 sto frequentando un master di avanzato a Lugano al Conservatorio della Svizzera Italiana, sempre in flauto ovviamente. Tu sei, come ci stai raccontando, un giovanissimo talento della musica. Non ti fermi mai, i tuoi studi vanno avanti, nonostante tu ormai sia arrivata comunque a dei livelli molto ambiziosi, a dei traguardi molto ambiziosi. Hai preso parte anche a diverse manifestazioni importanti, a diversi concorsi importanti in Italia e all'estero. In tutti questi anni, tu che hai partecipato a questi eventi musicali di prestigio, hai, penso, lasciato dentro di te sempre qualcosa di significativo. Che cosa ti hanno insegnato queste varie esperienze in giro per l'Italia e per l'Europa? Sicuramente il viaggio è parte integrante di questo lavoro, quindi
Ho avuto l'opportunità di viaggiare tanto e quindi di conoscere tanti posti, grazie anche a esperienze musicali di diverso tipo, quindi che siano concerti oppure concorsi o corsi. Però sicuramente ci sono delle esperienze che hanno segnato di più il mio percorso, come ad esempio l'aver suonato da solista con l'orchestra Simon Bolivar a Caracas in Venezuela. Avevo 16 anni e rappresentavo l'Italia per il Festival dei Solisti Europei insieme ad altri 5 musicisti, ognuno ovviamente rappresentava il proprio paese, Spagna, Germania, Francia. Quella è stata la prima volta che suonavo da solista con un'orchestra così grande e così prestigiosa, poi tra l'altro in un contenitore bellissimo che era il Centro di Acción Social por la Música, ovvero la sede del sistema. È stato veramente passato lì una settimana e oltre al concerto con l'orchestra ho avuto modo di fare anche dei recital in città vicine, veramente un'esperienza bellissima. Poi ho avuto modo anche di conoscere questa terra, poi mia madre è nata in Venezuela, quindi avevo sentito tantissimi racconti su questa terra che ho avuto finalmente modo di conoscere, insomma. Poi sicuramente per quanto riguarda esperienze da solista con l'orchestra, il concerto da solista con la Verdi all'Auditorium Cariplo di Milano, anche un'esperienza bellissima. Poi invece per quanto riguarda il viaggio, sicuramente la tournée in Australia che ho fatto nel 2018 insieme al chitarrista con cui ho un duo. E praticamente è stata una tournée consistente in tre concerti in tre paesi diversi in Australia, appunto, che erano Melbourne, Canberra e Sydney, in 3 giorni consecutivi. Quindi è stata una bella sfida, era la prima volta in Australia. Ovviamente il viaggio già Italia, Australia, in questo caso Roma, Melbourne è quello che è, no? per le ore l'organizzazione. E poi invece per quanto riguarda l'organizzazione interna, noi avevamo il concerto la sera, ad esempio a Melbourne abbiamo suonato la sera, il giorno dopo, la mattina dopo, l'aereo per Canberra, la sera il concerto e poi di nuovo la mattina dopo l'aereo per Sydney. Quindi diciamo, la rifarei questa esperienza. Adesso, avendo diciamo, il quadro chiaro dello sforzo, ci penserei un po', ma sicuramente la rifarei, perché ovviamente è una terra bellissima che è difficile anche da... cioè, sono contenta di aver avuto questa opportunità di conoscere questo bellissimo posto, insomma. E oltre alle esperienze all'estero, c'è qualche esperienza in Italia che ti è rimasta di più nel cuore? Sicuramente aver suonato al Ravello Festival, che ovviamente per una questione di viaggio, parlando del viaggio, è gioco in casa. Però il Ravello Festival è uno dei contesti più prestigiosi a livello mondiale per quanto riguarda la musica, più ambiti. E quindi aver avuto l'opportunità di fare un recital nella stagione principale del festival, nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, è stata un'esperienza davvero emozionante che non ha prezzo, davvero. Nonostante tu sia così giovane, porti con te un bagaglio davvero ricco, ricco di esperienze, ricco di studio, però poi sei passata dall'altro lato e sei passata in cattedra, perché tu oggi insegni al Conservatorio di Salerno, hai già insegnato al Conservatorio di Cosenza negli anni precedenti. Come si sta nelle vesti di docente piuttosto che di studente? Allora, io ho iniziato molto presto a insegnare in contesto accademico, in conservatorio, inizialmente con dei contratti di collaborazione, avevo 19 anni e che quindi mi hanno un po' introdotta in questo mondo. Poi ho iniziato a fare le graduatorie nazionali
E quasi in tutte mi sono collocata sempre nei primi posti, quindi ho avuto modo così di avere la mia cattedra in conservatorio e di poter scegliere la sede. E io scelsi come sede appunto il conservatorio di Cosenza. Ho iniziato lì nell'anno accademico 2019-2020 e devo dire che sono stati degli anni veramente, veramente belli. È un ambiente molto, molto sereno e con un livello musicale veramente, veramente ottimo, quindi sono stati degli anni molto belli. Ho insegnato lì per due anni e mezzo. Poi invece da quest'anno insegno al Conservatorio di Salerno, che è una cosa che mi rende molto, molto felice, perché ovviamente è il conservatorio della mia provincia, del mio territorio, e quindi è una cosa che mi rende molto, molto orgogliosa. Poi, in generale, per quanto riguarda l'insegnamento in sé, io vedo non tanto l'insegnamento, cioè l'insegnamento più come uno scambio, soprattutto quando si è a un livello così alto, in certo senso, perché in conservatorio già nel triennio, ma anche soprattutto biennio, il livello è molto più alto. Quindi non si tratta proprio di insegnamento in sé, ma di un vero e proprio scambio di idee, di informazioni, e anche un modo per poter rivivere il proprio percorso di studi. Quindi credo che dall'insegnamento si riceva molto di più rispetto a quello che si dà. Quello che stai dicendo è molto importante, perché denota comunque la tua umiltà nonostante un brillante talento, perché parli di scambio tra insegnante e allievo, quindi queste parole ti fanno davvero onore nonostante tu sia così giovane. Vuol dire che sei rimasta comunque molto umile, con i piedi per terra, e questo chi ti conosce lo sa. Però io mi rendo conto che, avendo iniziato così piccola a studiare uno strumento che suppongo sia anche abbastanza complicato, tu abbia comunque affrontato degli anni di grossi sacrifici, perché diciamolo, la musica è sacrificio, la musica non è soltanto un hobby, non è soltanto una passione. Cosa ti sentiresti di consigliare ai tanti giovani che vorrebbero approcciarsi allo studio di uno strumento non per forza del flauto, che sono curiosi di conoscere il percorso e anche le difficoltà che implicano questo percorso? Io credo che la cosa fondamentale inizialmente sia l'organizzazione, ovvero un ragazzo o una ragazza giovane ovviamente non ha soltanto la musica, no? Quindi ci sono tante cose con cui destreggiarsi, quindi la scuola, la vita privata, quindi penso sia importante trovare un equilibrio tra le varie cose che permetta di affrontare tutto al meglio. Poi capire effettivamente che cosa si vuole dalla musica, effettivamente se si vuole seguire un percorso in maniera seria oppure solo come un passatempo. Se si vuole seguire in maniera seria bisogna impiegare molta energia, tempo e dedizione in quello che si fa, ma soprattutto affidarsi in mani competenti fin da subito. E io penso che una cosa importante sia, ad esempio, farsi ascoltare il più possibile e far parte fin da subito di contesti musicali di un certo livello. Quindi io penso che iniziare a fare subito masterclass e corsi sia fondamentale. A me personalmente hanno aiutato tantissimo. Io fin da piccolo ho seguito un sacco di masterclass. Un contesto che mi ha aiutato tanto, ad esempio, il Fallout Campus, che è un'idea del maestro Salvatore Lombardi, che permette a tantissimi giovani e non di conoscere in una settimana alcuni dei più grandi flautisti del mondo, quindi iscriversi con uno di loro e fare lezione ogni giorno, ma anche di poter ascoltare o fare lezione con tutti gli altri maestri presenti al campus. E quindi questa è una cosa che è importantissima, perché ti permette di capire la strada che tu vuoi seguire, qual è il modello di flautista, musicista che vorresti diventare, e quindi di forgiare già subito il percorso futuro.
E poi più avanti, magari in un livello un pochino più avanzato, inizierò a fare dei concorsi, prima a livello nazionale, poi a livello internazionale. Ovviamente vincere il concorso o classificarsi nel concorso è importante, no? Ma anche se non si ottiene questo, si porta comunque a casa qualcosa, perché ad esempio già la preparazione di un concorso, quindi delle varie fasi, ad esempio dell'eliminatoria, semifinale, finale, già in questi step così, inconsapevolmente ti fa salire di livello, sia tecnico che musicale. E poi ovviamente anche farsi ascoltare dalla giuria, il feedback è sempre importante per capire cosa c'è da migliorare, cosa non va bene, ma soprattutto cosa va bene e quindi su cosa puntare per rendere quelle cose un punto di forza. Tu incarni alla perfezione il concetto di come una passione possa poi alla lunga diventare un vero e proprio lavoro e quindi motivo di vita, motivo per andare avanti. Ovviamente il tuo cammino, il tuo percorso è ancora lungo e sarà sicuramente ricco di altri traguardi, di tantissimi progetti, immagino, perché come dicevamo tu sei giovanissima. Però oggi che sei all'inizio, non voglio dire che sei a metà perché sei davvero giovanissima, hai tantissimi successi alle spalle, ma sicuramente ne avrai ancora tantissimi davanti a te. Cosa o chi senti di dover ringraziare per essere arrivata al punto in cui oggi ti trovi? Beh, sicuramente senza ombra di dubbio i miei genitori, che insomma per la loro sempre completa disponibilità, per essermi stati sempre vicino e avermi supportata e soprattutto per avermi spronata a fare sempre del mio meglio, non soltanto nella musica ma in generale, poi nella vita. E poi ovviamente tutti i miei insegnanti e maestri che ho incontrato durante il mio percorso, e mio padre in primis.